Invito a raggiungerci l'onorevole Beatrice Lorenzin della Commissione Bilancio. Tra l'altro voglio ricordare che l'onorevole, quando era Ministro della Salute, è stata la prima a firmare la Carta dei diritti, quindi insomma la conosce bene e ci fa piacere averla ancora Buongiorno qui. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Devo dirvi che oggi sono anche un po' emozionata, perché mi ricordo benissimo, eravamo con Battaglia, con molti di voi, quando abbiamo fatto la firma a questa carta, che sembrava una cosa, no, molto nuova, molto forte, e oggi siamo a riaggiornarla, la carta, che credo che sia un ottimo, come dire, anche auspicio per le cose che dobbiamo fare nei prossimi anni e nei prossimi mesi. Io devo dire che tutta la mattinata di oggi è un filo conduttore. Il filo conduttore è che siamo, e guardate, io ho una sensazione che ho fortissima, ce l'ho nel mondo scientifico, nel settore dell'innovazione, poi dirò qualcosa, ce l'ho sul tema dell'assistenza, che siamo come a un bivio. Raramente capita in alcuni momenti della storia, noi siamo a un bivio in cui abbiamo in mano degli strumenti, delle cassette, degli attrezzi nuove, per poter dare una svolta al nostro sistema. Quello che è successo, drammatico, la pandemia, ci ha messo di fronte tutti, non soltanto gli addetti ai lavori o i pazienti, tutti, rispetto all'importanza e alla straordinarietà del nostro sistema di welfare, non solo il sistema sanitario, ma tutto il sistema di welfare, e dall'altra parte l'imponderabilità degli avvenimenti, di quello che ci può accadere, come tutti siamo fragili di fronte a un momento, a una storia che sta cambiando. Come se non fosse sufficiente, dopo questo, dopo due anni, quasi ancora non siamo usciti, dopo 2 anni e mezzo passati in queste condizioni, è arrivata la guerra, che ci rimette in gioco. Ci mette in gioco certezze, sicurezze, elementi che pensavamo, come dire, di avere assorbito, di avere superato completamente. Questi fattori di crisi però ci mettono anche di fronte a possibilità di cambiamento che non erano neanche immaginabili quando io governavo. Io ho governato insieme anche a Maria Elena, che è qui, per più di 5 anni, è stato il ministro della salute più longevo, diciamo, e il mio tema erano le risorse. Io governavo senza risorse, con 25 miliardi di euro in meno, che è una cosa, e abbiamo visto poi cosa significa, no? E quindi eravamo stressati dalla necessità di reimmaginare un'impalcatura che permettesse di garantire servizi, di garantire assistenza e terapie senza risorse. Come si dice a casa mia, le nozze con i fichi secchi è difficile farle. Oggi ci sono le risorse, forse non tante quanto immaginiamo, perché dobbiamo sempre considerare che, ahimè, purtroppo il mondo, la realtà ci tira da tutte le parti, ma abbiamo però la possibilità di fare qualcosa in più. E per farlo dobbiamo immaginare che le priorità sono diverse. Questo non lo dico a voi che siete qui e che ce l'avete ben presente, lo dico a me stessa e a tutti noi che dobbiamo assumere delle decisioni. Credo che sia molto importante che qui oggi ci siano persone che non si occupano solo di salute tra i miei colleghi, no? Chi si occupa di ambiente, chi è capigruppo, chi sta in bilancio come sono io in questo momento, perché l'agenda deve cambiare. L'agenda, in una fase di trasformazione così forte della nostra realtà, deve prevedere come primo punto l'investimento sulla persona. Investire sulle persone. Investire sulle persone vuol dire investire in educazione, in formazione, in ricerca, in scienza, in cultura scientifica, in consapevolezza, nello sviluppo del pensiero critico, nella trasformazione del nostro ambiente, di quello che ci circonda. Solo così possiamo affrontare queste grandissime sfide complesse che abbiamo di fronte. Ed è quello che dice la carta alla fine. Cosa chiede la carta? Chiede questo: investi su di me come persona, investi su di noi come comunità, con meno egoismo, con meno violenza, con meno esasperazione dei toni, ma ragionando sulla costruzione di un'architettura che ci permetta di reggerle queste sfide terribili che abbiamo di fronte, ma che abbiamo la forza di poter fare. E allora i pazienti,
E allora, scusate, io mi riancoro a un elemento di realtà, il Fondo Sanitario Nazionale. Perché se è vero che col PNRR noi abbiamo una possibilità straordinaria di costruire delle nuove infrastrutture nella digitalizzazione, l'hardware nella ricerca, la formazione, la medicina del territorio, ma a noi ci serve anche una garanzia ordinaria, quotidiana, che è il Fondo Sanitario Nazionale, col quale poi paghiamo le terapie, paghiamo gli operatori. E per farlo noi abbiamo avuto, grazie anche a questa nuova agenda, siamo passati dal 6,5-6,6 del Fondo Sanitario Nazionale per anni, ma non perché fossero tutti brutti e cattivi, ma perché, signori, non c'erano risorse, io questo lo voglio sempre ricordare, siamo passati al 7,3. Noi dobbiamo fare in modo, e questa sarà una, come non ha una battaglia, ma un messaggio di condivisione, di arrivare nei prossimi anni gradualmente al 9,9, come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, come i paesi che noi prendiamo come esempio, per poter soddisfare una domanda di salute che è il primo elemento contro le diseguaglianze. Perché non c'è diseguaglianza più terribile, più feroce, più cruda di quella che è sulla vita delle persone, che fa la differenza se nasci in un posto o in un altro, se hai una patologia o un'altra, se incontri sul tuo percorso una capacità diagnostica, se hai dei PDTA che sono uguali e omogenei in tutti i territori. Cosa c'è più di questo? C'è solo la diseguaglianza in educazione, ma stanno insieme le due cose. Allora, per poter trasmettere, e tenete conto che il Covid ci ha insegnato che sulle diseguaglianze, su queste differenze, si tiene un paese, sulla capacità di tenere insieme le persone, vuol dire sicurezza nazionale, vuol dire economia, vuol dire sicurezza sociale, investimento sul futuro. Ecco, io credo che siano questi gli elementi che oggi ci devono fare, attraverso questa carta, fare un investimento sul domani. E quindi un impegno comune, non sarà facile, ma un impegno comune per fare in modo che gli obiettivi del PNRR siano tutti portati a casa. È la nostra battaglia, fino all'ultima risorsa, costruire le riforme accanto che ci permettano di portarle, condividerle. Abbiamo una situazione politica inusitata, no? Siamo praticamente tutti insieme, facciamolo, diamoci questo come obiettivo da qui alla fine del governo, della legislatura, portiamo a casa questi obiettivi, perché vorrà dire fare la differenza. Anche noi nel nostro piccolo, ognuno nel nostro ruolo, poter fare la differenza, e non c'è maggiore soddisfazione, guardate, io l'ho sperimentato in questi anni, che incontrare anche solo una persona che per quello che hai fatto ti dice grazie, è stato grazie per aver fatto, e questo dà il senso anche alla vita politica e può dare un senso a tutti noi in questi anni così complicati e difficili. Grazie. Grazie all'onorevole Beatrice Lorenzin, che a questo punto rinnova il suo impegno per la Carta dei diritti. Eccoci qua, grazie.